Buonasera a tutti. Intanto volevo dirvi che il filmato viene messo sul canale YouTube del comune che potrà essere utilizzato da chi lo desidera. Quest'anno abbiamo deciso al termine della giunta che abbiamo finito pochi minuti fa, l'ultima giunta dell'anno, di fare questa conferenza stampa che raccoglie sette punti particolari dell'attività amministrativa del 2018. Non è certamente il bilancio del 2018 sul quale lavoreremo e sul quale ci sarà un momento specifico di presentazione. Gli argomenti che verranno trattati, questi sette punti, sono la nuova scuola media, la pista di skate e l'area della casetta, la riqualificazione dell'area della casetta, i nuovi campi sportivi ma non da fiori, il congelamento di aliquote e tariffe, la riduzione della Tari, l'archivio storico e l'aula studio della biblioteca, i luoghi di aggregazione in centro e in periferia, dai giardini di Piazza Roma all'ex bocciofila di Falchetto, e il numero di sforamenti al minimo storico dal 2003 per l'area di Bra. Comincio io con la nuova scuola media che, sulla quale abbiamo lavorato da diversi anni, ma che quest'anno ha, e soprattutto in questi ultimi 5-6 mesi, ha preso un avvio molto importante e ha potuto prenderlo per tre ordini di motivi. Uno, intanto avevamo il finanziamento, avevamo partecipato ad un bando, INAIL. Secondo, abbiamo esaminato diverse sistemazioni, allocazioni per la scuola media Piumatti, Craveri, da tempo immaginiamo, già nel piano regolatore l'avevamo ipotizzato, debba essere spostata, e trattandosi però di una scuola media deve essere spostata in un'area centrale per evitare il fatto che i ragazzini debbano essere tutti spostati con dei mezzi motorizzati. Il terzo aspetto è che se ne è parlato, si è iniziato a parlarne in maniera più chiara quando si è raggiunto l'accordo relativamente all'area che ha trovato maggiore attenzione e maggiore rapporto tra il tipo di intervento che vogliamo fare e anche la riqualificazione urbana che vogliamo fare, ed è all'interno dell'area dell'ex deposito ferroviario. Quindi questo progetto è un progetto che vedrà una modifica non soltanto di quell'area, ma soprattutto anche una modifica della viabilità al contorno, perché sappiamo molto bene, conosciamo molto bene le problematiche connesse con la viabilità, e allora abbiamo immaginato e tradotto in progetto, tradotto il progetto e cominciato a studiare una
delle forme di accesso che rendano il più snello possibile il traffico in una zona certamente concentrata. Questa è sicuramente l'opera più importante di questo di questi 10 anni di attività, e quindi è un'opera a cui teniamo molto. Il primo passaggio era quello di disporre terreno che è di RFI, e quindi abbiamo una convenzione con RFI per la cessione, oltre che il finanziamento. Di lì in avanti la parte urbanistica e poi tutti i passaggi successivi, che sono il bando per la progettazione ovviamente la riqualificazione di un'area che vi faccio soltanto lontanamente immaginare che cos'era l'area di via Vittorio Veneto prima della sistemazione del parcheggio, e che cos'è oggi il collegamento tra con via Coppadoro. Ovviamente l'attuale accordo con RFI molto importante e il finanziamento regionale e di RFI permette in quell'area di allargare lo spazio del parcheggio. Ma pensate soltanto alla riqualificazione di via Vittorio Veneto quando accedete a Vra, come è cambiata, e ovviamente questa scuola avrà le caratteristiche di spazi verdi, di una scuola che è pensata per il futuro, e cioè per una ragazza, perché i ragazzi possano utilizzarla il mattino per l'attività didattica e il pomeriggio per le altre attività. Direi che ho finito. Le domande le facciamo dopo. Perché registriamo e poi passiamo successivamente alle domande. Allora, per quanto riguarda gli argomenti di cui vi parlerò, ovviamente riguardano gli aspetti legati allo sport. In questi anni sono stati tanti gli interventi che abbiamo fatto nell'ambito sportivo, oltre al sostegno alle moltissime associazioni sportive presenti in città, che ringrazio per il grande lavoro che hanno fatto per far crescere lo sport nella nostra città. Quest'anno sarà un anno importante, il 2019, perché la città vedrà interventi importanti nell'ambito dello sport. Il primo è sicuramente quello del rifacimento dei campi sportivi di Viale Madonna Fiori. Come sapete, era un intervento che avevamo già messo a bilancio nel 2018, poi causa un ricorso che è stato fatto da una delle ditte che aveva partecipato alla gara, questo intervento non è stato realizzato quest'anno. È arrivata la sentenza del TAR nei giorni scorsi, quindi ad inizio anno saremo pronti a far partire i lavori. Adesso gli uffici stanno valutando qual è la forma migliore per procedere, ma crediamo che nei primi mesi dell'anno si possa già cominciare a vedere qualche movimento nell'area di Madonna Fiori. Questo intervento è un intervento importantissimo, perché ci permetterà di avere un campo in sintetico di calcio a 11 sull'esterno 1 del campo da calcio di Madonna Fiori, oltre al rifacimento della pista atletica che necessitava di importanti interventi di manutenzione. Crediamo che questo sia anche un intervento importante che va a ricordare una persona che abbiamo voluto ricordare con l'insolazione del campo, che è Attilio Bravi, e lui ci sollecitava sempre rispetto alla manutenzione degli impianti sportivi in generale. Farlo in un impianto sportivo a lui dedicato credo che sia il miglior modo per portare dell'atletica, in quanto lui è stato l'unico olimpionico braidese, oltre a Gina Spitaleri, che ha partecipato come arbitro alle Olimpiadi qualche anno fa, e quindi è un modo importante per ricordare le persone che hanno dato tanto alla nostra città. Quindi ci sarà il rifacimento del campo in sintetico, che doterà la città, e non solo la città, perché non ci sono tantissimi campi in sintetico in provincia di Cuneo, e quindi
riteniamo che sia assolutamente importante, oltre appunto al rifacimento della pista atletica che, come dicevo prima, necessita di importanti lavori di manutenzione. È un intervento che ha un costo di 870.000 euro e quindi un intervento assolutamente importante che abbiamo tutti insieme voluto portare avanti, perché riteniamo che lo sport sia un elemento fondamentale dell'attività amministrativa che abbiamo portato avanti in questi anni. Parallelamente, come abbiamo già detto in occasione del Consiglio Comunale di qualche settimana fa, anche su richiesta di un gruppo di ragazzi abbiamo ritenuto di accogliere la richiesta di realizzazione di una pista di skateboard che vede in città la presenza di ragazzi che praticano questo bellissimo sport, che diventa anche disciplina olimpica, sarà disciplina olimpica alle prossime Olimpiadi, quindi abbiamo ritenuto andare nella direzione di realizzare questa pista. Avevamo già previsto un finanziamento qualche settimana fa con fondi comunali a cui si è aggiunto un contributo del Panatron per il completamento di quest'opera per 70.000 euro. Qualche settimana fa siamo venuti a conoscenza di un importante bando per sport e periferia del governo e abbiamo presentato domanda per questo bando, che è scaduto il 14 e il 14 è stato prorogato di un mese, quindi c'è ancora tempo, un mese, per presentare delle domande, ma noi abbiamo risposto tempestivamente alla data indicata, quindi quella del 14 di dicembre, e con l'occasione, visto che c'era questo bando, abbiamo presentato un progetto che riguarda la riqualificazione di tutta l'area del diviedo Edoardo Brizzo, della scuola media, dell'area sportiva della Casetta. E quindi, se verremo finanziati attraverso questo bando, ci sarà la riqualificazione del campo sportivo del calcio, del campo da basket e l'inserimento in quell'area che è da sempre l'area in cui c'era la prima pista da skateboard che veniva utilizzata dai ragazzi, che qualche anno fa abbiamo dovuto togliere per una questione di sicurezza, e quindi quell'area lì, visto che questo bando parla anche di spazi di aggregazione, riteniamo che quella sia l'area idonea. Speriamo di poter vincere questo bando e quindi realizzare una riqualificazione più completa. Se così non dovesse essere, comunque procederemo alla realizzazione della pista di skateboard nei prossimi mesi. Ok, sarà mia cura parlarvi delle tre T: tasse, tariffe, tari. Non è un argomento molto allegro, però cercherò per ogni T di metterci una buona notizia per il 2019. Tasse. Vi è stato lo sblocco della legge finanziaria delle imposte locali. Bene, noi da diversi anni, perciò prima ancora del blocco governativo, già non aumentavamo le imposte locali. Nello stesso tempo, però, sono state mantenute e implementate le agevolazioni e si è recentemente firmato con le organizzazioni sindacali l'aumento del fondo compensativo stabilito, inventato nel 2012, l'ultimo anno in cui è stato messo mano alla politica tributaria, e in accordo, dicevo, con le organizzazioni sindacali è stato implementato questo fondo. Pertanto, notizia buona, positiva per il 2019, che non verrà toccato nulla in materia tributaria. Parlare di coesione sociale vuol dire anche parlare, non toccare le imposte. Tariffe, altra T. Anche qui abbiamo visto che vi è un costante aumento della domanda da parte delle nostre famiglie per i servizi a domanda individuale. Noi è da tantissimi anni, e pertanto lo confermiamo anche per il 2019, che nessuna tariffa dei servizi a domanda individuale che hanno un peso nel bilancio sarà toccata. Nello stesso tempo saranno mantenute tutte le agevolazioni in essere per accedere al doposcuola, alla nostra mensa, pre, post orario, estate ragazzi, per farvi un esempio di questi. Questa credo che sia una concreti esempi di politiche familiari. Ma nello stesso tempo, mentre noi non aumentiamo le tasse, non aumentiamo le tariffe, due notizie positive per il 2019,
dal 2009-2010 a oggi abbiamo avuto meno 6 milioni di euro di trasferimenti statali e abbiamo diminuito il nostro indebitamento di 4 milioni di euro, totale meno 10 milioni di euro. Vengo all'ultimo argomento, Tari. Tari nel 2019 partirà effettivamente il nuovo appalto che è stato fatto, creato, per implementando in quantità e qualità i servizi. Il nuovo appalto ci ha dato anche modo di predisporre un nuovo piano finanziario. Piano finanziario che prevede per tutti, tanto inteso domestico e non domestico, una diminuzione di circa il 5%, in media del 4,66%. Sottolineo il termine in media. Dipende poi da tanti altri fattori per vedere quale sarà la percentuale di diminuzione di ognuno. Tenete conto però che a fronte di questa diminuzione nel 2018 vi è stata già una diminuzione del 10% per le abitazioni, per le famiglie, per i privati. Nello stesso tempo sono state mantenute tutte le agevolazioni, ben 543 famiglie nel 2018 hanno usufruito della Tari ridotta, agevolata. Nello stesso tempo le attività produttive abbiamo portato fino a 80.000 euro nel 2018 e sarà liquidato nel 2019 il fondo compensativo per la Tari. L'abbiamo riscritto di nuovo nel 2019 questo fondo compensativo. È vero, non è allo stesso importo, ma abbiamo preso un serio impegno che nel momento in cui avremo i dati certi di alcuni posti importanti dell'attivo, legacy, fondo di solidarietà, eccetera, una delle prime manovre sarà l'incremento di questo fondo compensativo. Veniamo all'ultimo aspetto, il piano finanziario Tari, di tanta discussione in consiglio comunale. Piano finanziario Tari che viene fatto per le principali voci dai dati che ci forniscono sia il Coapser che l'STR. Dopodiché, per quanto riguarda i costi fissi, sono ripartiti in base alla superficie tassabile dal punto di vista della Tari, perciò parliamo del 75% sull'abitativo e il 25% per quanto riguarda il produttivo. I costi variabili, noi è il secondo anno che applichiamo il metodo normalizzato integrale, che ha delle regole ben precise che non ci inventiamo noi, vale a dire si parte dalla produzione teorica di rifiuti fornita sulla base di coefficienti ministeriali. Questa produzione teorica di rifiuti serve per poi ripartire anche qui in percentuali i costi variabili fra abitativo e no. L'abitativo, tenuto conto di un mix fra superficie e numero di componenti la famiglia, il non abitativo fa la superficie e l'indirizzo merceologico, l'attività merceologica di quell'attività produttiva. Il tutto valutato da parte di coefficienti ministeriali. Bene, dal 2013, quando sono entrati in vigore questi coefficienti ministeriali, noi per la maggior parte delle categorie merceologiche ci siamo tenuti ai minimi. Una volta fatto il riparto, che vuol dire numerico il 58,25 per il domestico e il 41,75 per il non domestico, queste percentuali arrotondate, perciò 60 e 40, vengono poi applicate alla produzione effettiva fornita dal Coapser, che tiene conto anche dei dati dell'Ecocentro. Pertanto noi come amministrazione abbiamo delle responsabilità e dei doveri in tema di piano finanziario e in tema di raccolta rifiuti, responsabilità che vanno dall'aver dato dei suggerimenti, degli input al Coapser per poi la nuova gara d'appalto, la responsabilità di comunicazione delle novità che riguardano la raccolta rifiuti, la responsabilità di chiudere degli accordi
sia con i sindacati che con le associazioni di categoria, e se a bilancio ci sono scritti dei cifre più basse rispetto al 2018, la responsabilità di mantenere, come abbiamo fatto nel 2018, a mantenere l'impegno a incrementare questi importi. Abbiamo la responsabilità di organizzare, lo stiamo facendo, lo stiamo implementando, la lotta alla morosità, avvalendoci anche di realtà terze, ma sempre supervisionate dai nostri funzionari, dal nostro dirigente, in modo che l'approccio con il cittadino sia sempre corretto. Abbiamo la responsabilità di relazionarci, di accettare consigli, accettare anche osservazioni toste. Certamente non ci siamo mai presi la responsabilità di elaborare dati non corretti, sia per quanto riguarda i calcoli che vi ho detto prima, sia le percentuali di riparto fra domestico e non domestico. Prendo la parola per condividere con voi una piccola grande soddisfazione, indossando una doppia casacca, quella dell'amministratore comunale e quella dello storico della domenica, per usare una felice categoria di Philippe Ariès. Questa soddisfazione nasce dal fatto che finalmente il nostro archivio storico, che è uno dei più significativi, uno dei più pregevoli a livello regionale e non solo, trova una nuova casa, trova una nuova e degna collocazione all'interno del centro polifunzionale Giovanni Arpino. Infatti, d'intesa con la ripartizione lavori pubblici e con il contributo cospicuo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, pari a 250.000 euro, la risega oggi sostanzialmente inutilizzata della sala conferenze del centro polifunzionale verrà chiusa, e attraverso una serie di interventi edilizi e non solo si creerà l'ambiente che andrà a ospitare l'archivio storico della città, ma anche i pregevoli e talvolta sconosciuti fondi storici della biblioteca cittadina. Insomma, in questo nuovo ambiente troverà collocazione il nostro immenso archivio storico, e per immenso voglio dire che abbiamo a che fare veramente con un archivio di primaria importanza anche per le dimensioni. Ci sono 18.700 unità archivistiche che occupano, per estensione lineare, quasi 500 metri. Per visualizzare il tutto basti dire che il faldone che io ho qui di fronte a me occupa appena 3 unità archivistiche. Immaginate 18.000 unità archivistiche che vengono collocate l'una a fianco all'altra, occupano per l'appunto mezzo chilometro in cui è stratificata la storia e le storie della nostra comunità. La nostra grande fortuna è che questo archivio è sostanzialmente integro dalla metà del 300 sino ai giorni nostri. Abbiamo tutti gli atti deliberativi dalla metà del 300 a oggi, cioè chi vorrà oggi e domani fare ciò che alcuni hanno cominciato nel passato, cioè studiare la nostra storia, lo potrà fare in maniera assolutamente completa, come può essere fatto in pochissimi altri comuni in Piemonte e non solo, proprio perché vi è un archivio completo che è stato finalmente reinventariato, catalogato, e nei prossimi mesi potrà essere nuovamente posto a disposizione dei curiosi, degli studiosi, tutti coloro che vorranno sapere qualcosa in più della nostra storia passata, del nostro ieri e anche di ciò che è capitato l'altro ieri. Contestualmente questa operazione si rivela di grande importanza perché consentirà una riorganizzazione degli spazi complessivi della biblioteca, e voi sapete che una delle esigenze che è stata avanzata prioritariamente dall'utenza crescente dei locali della biblioteca è quella di aumentare le postazioni studio. Attualmente la sezione adulti offre 60 postazioni studio, 40 al primo piano e 20 nel soppalco del primo piano. Attraverso questa operazione sarà possibile liberare completamente il soppalco e creare altre 50 postazioni studio, il che ci consentirà di chiudere questa consigliatura avendo l'orgoglio di poter dire che abbiamo raddoppiato le postazioni studio a favore della nostra comunità. Allora, io invece parlerò di riqualificazione di alcuni luoghi di aggregazione in centro ma anche in periferia. Faremo due casi, da una parte i giardini di Piazza Roma e dall'altra l'ex bocciofila di Falchetto.
Partendo dai giardini di Piazza Roma, questo sicuramente è uno dei posti più frequentati della città, essendo in qualche modo il crocevia di percorsi pedonali, viari, immaginiamo è in qualche modo il luogo da cui si entra in città arrivando dalla stazione. Però, come ben conoscete, è anche un luogo di ritrovo per bambini e anziani. E abbiamo già iniziato in qualche modo un'opera di riqualificazione attraverso l'illuminazione della parte centrale della piazza, fatta insieme alla nuova illuminazione di Piazza Giolitti. Anche in questo caso dobbiamo dire grazie alla ditta Baratti Milano, la quale parteciperà a questo progetto. La società Baratti Milano è molto sensibile rispetto al mondo, alle esigenze dei bambini. Ricordiamo l'intervento fatto presso Bandito o i giochi installati nella piazza Falcone Borsellino. E interverranno con un finanziamento di 50.000 euro, a cui si aggiungerà una cifra paritaria da parte del comune di Brafino, che interesserà in particolare la riqualificazione della zona verde e dell'illuminazione. Abbiamo intenzione di creare una nuova area giochi, quindi non andando a sostituire quella esistente, ma una nuova area giochi nella zona di pianeggiante di fronte al Guala, uno spazio in qualche modo protetto per bambini, diciamo, fino a 6 anni, quindi più piccolini rispetto all'attuale zona, in modo tale che questi bambini possano fare esperienze di gioco, ma anche di apprendimento attraverso dei giochi didattici. La cosa importante, che riteniamo importante, è che porteremo anche dei giochi inclusivi, ovvero idonei per bambini anche con disabilità, al fine di poter creare questa, diciamo, esperienza di gioco con bambini coetanei, in modo tale da poterli fare giocare tutti insieme. L'occasione sarà anche per installare in quest'area quello che viene chiamato il Dado della Pace, che è una installazione che permetterà di in qualche modo unire l'ambito giocoso a quello riflessivo, anche grazie al lavoro dell'Associazione Città per la Fraternità, coordinato dalla consigliera Marina Isu. In questo momento siamo in fase di progettazione, con l'approvazione del bilancio potremo passare alle fasi successive della progettazione fino alla fase realizzativa, e l'obiettivo di avere il nuovo parco giochi, diciamo, per le vacanze scolastiche estive. Ma i luoghi di aggregazione non sono solo in centro, sono anche in periferia, nelle zone più in qualche modo periferiche della città, e quindi l'intenzione è di intervenire anche nella riqualificazione energetica dell'ex bocciofila di Falchetto. Gli interventi di riqualificazione energetica hanno in qualche modo caratterizzato questa amministrazione negli ultimi anni. Ricordiamo le scuole Don Milaneo, San Michele, Rodari, e nella prossima estate interverremo anche nella materna Lagorio di Bescuroli. Tali interventi solitamente si configurano con la realizzazione di un cappotto e nella sostituzione dei serramenti. Questo permette da una parte un restyling estetico dell'edificio, ma producono soprattutto il comfort ambientale all'interno degli ambienti, e non dimentichiamoci anche il risparmio ambientale che questo comporta. La bocciofila, l'ex bocciofila di Falchetto è sicuramente un luogo di ritrovo sia per giovani che meno giovani, tant'è che ci hanno proprio chiesto di rimandare l'inizio dei lavori il 1 gennaio, perché faranno ancora la festa di Capodanno nei prossimi giorni. Quindi l'obiettivo è di riconsegnare un ambiente rinnovato, naturalmente più confortevole, un luogo aggregativo in qualche modo accogliente, ma che non abbia più quelle caratteristiche di edificio energivoro che ha in questo momento. L'occasione sarà anche per rimuovere la copertura in amianto, che era l'ultima copertura di un edificio pubblico ancora sul territorio comunale, e quindi, diciamo, l'obiettivo è di avere la fine lavori per metà fine aprile. Credo che questi ambienti, se vissuti bene, siano un presidio del territorio, sia che siano centrali che periferici. Come spesso il nostro sindaco ci dice, se sicura la città è più sicura. Prima di iniziare, approfitto per ringraziare anche io, perché non l'ho fatto prima, la ripartizione dei lavori pubblici, l'assessore Messa, per la collaborazione rispetto agli impianti sportivi, perché poi al di là dell'idea è la ripartizione che fa capo all'assessore Messa che porta avanti le opere. Se ne approfitto solo perché tutte queste opere qui sono possibili anche perché nell'ambito della politica tributaria, tariffaria, eccetera, abbiamo lasciato dei margini per
per far sì che possiamo far fronte a eventuali mutui e via dicendo, perché se no non potremo finanziare queste opere. Partendo invece portandovi una fotografia di quella che è l'area brailese, e mi avvalgo di quelli che sono i parametri di legge che bene o male ci guidano. Il primo parametro da rispettare è quello relativo ai 35 sforamenti anno per un valore di 50 microgrammi al metro cubo, e quest'anno al 16 di dicembre, che è l'ultimo giorno disponibile per la nostra centralina brailese di Alma Donatieri, gli sforamenti sono 27. Quindi su 35. Quindi stando alle proiezioni per i prossimi giorni, che però vengono rilasciate dalla centralina di Asti a cui facciamo capo, siamo molto fiduciosi, diciamo quasi certi, che il valore finale dei superamenti per il 2018 possa rimanere entro i limiti di legge. Sarebbe la prima volta nei 16 anni di monitoraggio, come diceva già in introduzione il sindaco, le misurazioni sono iniziate nel 2003, e da allora gli sforamenti erano 170, per poi passare gradatamente nel 2014 a 62 e dimezzare ancora dal 2014 ad oggi fino al valore attuale. Comunque vada, quest'anno registriamo il dato minimo dello storico degli sforamenti a conferma di un trend di decrescita netta degli ultimi anni. Questo per il primo parametro. Il secondo parametro da rispettare è quello relativo alla media attuale annuale del PM10, che nel cittadinanza, fatto ripreso poi ad esempio da altri comuni, e in realtà anche inserito dalla regione tra le buone pratiche, fatto portato avanti con costanza anno dopo anno in questi 5 anni, 4 anni e mezzo. Il patto prevedeva l'identificazione di 3 macroambiti specifici trasversali: il risparmio energetico, la mobilità sostenibile, la sensibilizzazione e l'informazione. Per ognuno di questi ambiti impegnava l'amministrazione in azioni concrete, chiedendo di fatto quindi ai cittadini di corrispondere con una presa di coscienza dell'impatto individuale sull'ambiente attraverso delle piccole attenzioni o comportamenti virtuosi nella quotidianità. Tanto è stato fatto in tutti e tre gli ambiti, cito alcune cose: riqualificazione energetica di numerosi edifici, già citata dall'assessore Messa, il collegamento degli edifici pubblici con la rete del teleriscaldamento, l'estensione della stessa rete del teleriscaldamento, la creazione di una delega specifica per la mobilità sostenibile in capo all'assessore Borrelli, con il quale abbiamo collaborato su più di un'iniziativa, le numerose campagne di sensibilizzazione che poi sono state seguite da una partecipazione sempre molto molto numerosa della cittadinanza, proprio con una presenza di cittadinanza attiva importante. Rimane ancora sicuramente molto da fare, ma diciamo che la strada è tracciata e già oggi si vedono i primi grandi risultati di questo percorso, che di fatto unisce da un lato l'impegno politico alla partecipazione di una cittadinanza vivace, attenta, e con questi due elementi ci restituisce nel 2018 per ora un'area più pulita e una città più vivibile per tutti. Sulla base di questo, molti cari auguri per il 2019.